È incredibile pensare. Io mi sono rotto le palle. Mi sono rotto le palle dei copyright di YouTube sulla musica, sui video. E quindi ho pensato, quando devo provare una radio, cosa posso fare? Perché se sintonizzo e trovo della musica, io ottengo una violazione di copyright. E quindi non posso. Semplicemente non posso. E allora mi sono detto, ok, mi costruisco la mia stazione radio interna qui al laboratorio, un piccolo trasmettitore FM e forse anche AM, e così posso provare tutte le radio che voglio, perché su questa stazione radio io manderò la mia musica, mia. Facciamo una piccola prova. Questo è un coso che trasmetteva le cose su queste cuffie della Amstrad. Era un coso che tu attaccavi al televisore per sentirti la televisione in cuffia. E non penso che trasmetta in stereo, purtroppo, ma probabilmente trasmette in mono. Però fatto sta che io lo alimento a 3 volte tramite l'alimentatore, che è questo qui, non quello lì, questo qui. E guardate un po'. Oh! Now I just need to get into here before another string of vehicles comes. E questo è Steve Wallace, un tizio incredibile che fa i video sullo stealth camping. That was pretty smooth. E lo sto sentendo sulla radiolina. Okay. In here looks pretty good to me. Okay, and here comes that good Lord, what have I done feeling. I'm gonna see where the best spot to set up in here is. This looks pretty exposed. Questa è la sintonia. Traffic's just in here. That's a plain view to the intersection, so. Ebbene, dovrei capire adesso se qua siamo sui 91 MHz, vediamo un po'. Vediamo se li trovo qua sul ricevitore. Ecco, 90. Vediamo. Non credo, perché ho l'antenna sul tetto. No, sul tetto non ci arriva. Quindi non esce fuori casa. Oh, arriva. The main freeway is on that side behind us, but this side is really open. There's not as much traffic, and I doubt they'd be looking down here. But I'm gonna get this extra camo netting strung up kind of around there. 92:10. Vabbè, questa radio, insomma, mi spengo. E abbiamo... Ah, ma qua mi dà un segnale stereo. Attenzione. Attenzione. Sarà stereo? Devo provarlo per forza con della musica, ma non potrò farvelo sentire. Però... Sì, a parte un po' di rumore di fondo dovuto all'alimentatore. Questo coso fa? Fa le cose che deve fare. Andiamo un po', portiamo avanti. Vabbè, mono... No, vabbè, questa è la memoria. Mono. Devo provare se è stereo. Beh, sembrerebbe...
sì, non è stereo, decisamente non è stereo, però non male come idea. Musica di merda che si trova su YouTube, la musica priva di copyright ovviamente, è qualcosa di agghiacciante. Audio Library, sono le musiche per YouTube, sono agghiaccianti. Musica da tutorial indiano, come mettere insieme i componenti facendo delle saldature orrende e far funzionare cose pericolosissime con la 220, quindi no. C'è questo rumore di fondo e vabbè, ma c'è poco da fare, rumore di fondo, cioè che cazzo vuoi, non si può. Purtroppo non c'è del rock o della roba degna di questo nome. Però va bene, insomma, questo esperimento finora funziona. Bene, non mi piace come si sente, come esperimento va bene, però non mi piace come si sente. Quindi la prossima cosa che farò sarà comprare uno di quei trasmettitori che si collegano all'accendisigari dell'auto per trasmettere, ammesso che li vendono ancora, per trasmettere la musica sull'autoradio, gli MP3 sull'autoradio, che peraltro farebbe proprio quello che voglio. Io sulla schedina metterei i pezzi musicali in loop, lo metterei in play, lo collegherei a un alimentatore e vaffanculo, trasmissione in stereo e ciao. E quindi così posso anche scegliere dal display dove trasmettere, su quale frequenza. E già, mi sa che farò così. Questo qua, vabbè, funziona ma è mono, e però boh, chissà, potrà servire per qualcos'altro. Diverso è il discorso per le onde medie. Onde medie, vediamo un po' cosa riusciamo a fare, perché serve un trasmettitore per le onde medie. Ora io non ce l'ho, ma ho un oscillatore modulato, in teoria dovrebbe poter, tra virgolette, modulare. E mettiamo ancora questo pezzo di merda qua che fa schifo, però c'ho solo questo. Io lo accendo prima, ricordatevi sempre che le cose vanno collegate. Entro nella modulazione esterna attraverso un condensatore, spero di non bruciare il computer. Io accendo anche la radio e la metto su onde medie, in teoria sui 1000. Sente un cacchio, vabbè, vedremo. Sì, ok, a questo punto modulatore esterno, vabbè, modulatore interno dovrei sentire un beep, però perché non sento il beep? Sono su onde medie, perché questa radio non funziona, ecco perché. Questo coso fa falso contatto. È probabile. Non si sente niente, anzi niente. Fatemi risolvere questo cazzo di problema. Ed ecco qua. Ho risolto con un'altra radio. Che devo dire, niente male. Vediamo. La modulazione esterna
non sta funzionando, vediamo. Niente, devo mettere... Vediamo. E clicca, cazzo! Vediamo un po'. Ok. Questi connettori sono un po' una merda. A meno che non sia un'armonica quella che becco? No, non è un'armonica. Forse vuole un po' più di volume. Spariamo al massimo. Spariamo tutto al massimo. No. Sì! È la musica che è una merda, che non si sente una merda perché è la musica di merda. Fammi rimettere qualcosa di sano, va. Beh, si sente un po' così, ho dovuto sparare il volume al massimo, però... Tecnicamente sto trasmettendo, questo è il test. Sono anche sulle onde medie. Beh, oddio, lasciare acceso questo a valvole forse non è il caso, però... Anche perché si sente una merda. Vediamo un po'. Bene, sì, comunque funziona, il concetto è... Lo smetto un po' così, però... Sto trasmettendo attraverso l'antenna sul tetto, ma se stacco... No, a questo punto dovrei sentirla pure qua, però forse qua non è collegata l'antenna della M. Se allontano la radio non sento un bel niente.
il trasmettitore è troppo leggero, è troppo poco. E magari chi lo sa, se non trovo un kit da costruire semplice, il prossimo passo potrebbe essere questo. Così potrei trasmettere anche sulle onde corte e provare le radio a onde corte. Però 125 euro non ci siamo, è un po' troppo. 152, 190. A sto punto uso un trasmettitore di quelli che ho già, però consumano troppo. Quindi potrebbe essere, non lo so, un kit tipo questo, 78 euro. Onde corte medie e lunghe, interessante. Questo è interessante, vedi, 78 euro. Insomma, ci sono diverse opzioni per tirare su un micro trasmettitore in onde medie. 65 euro, che sembra lo stesso. E poi basta. Ah, vedremo. Modulo RF trasmettitore AM 433 MHz, no. Questa è roba per telecomandi, sono cagate. Trasmettitore AM per radio vintage. Vediamo che cos'è questa cazzata qui. Sembra un troiaio. 5 varianti del prodotto. Pile 6 volt, 40 euro, versione on the air, non so che cazzo vuol dire, super alimentazione 28 volt. Sì, ma la frequenza, ritrasmette su questa frequenza da 1450 circa fino a 1600. Va bene, il tipico timbro di una radio di trasmissione standard in modulazione ampiezza, grazie al cazzo. Oddio, potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante, però mi sembra un po' una troiata. Non mi pare che ci sia altro. L'altro è disgusto. Questo fa la banda delle onde medie, 30 euro. Questo sembra interessante anche lui. Però l'antenna di trasmissione è una ferrite, quindi provo un certo disgusto. Va bene, comunque ci sono diverse opzioni sul piatto e vedremo che cosa potrò fare. Probabilmente non farò bel niente e me ne fotterò, come sempre. Non so se si può trasmettere in onde medie, ma il Raspberry Pi può anche lui essere usato come un trasmettitore radio. L'ho già fatto. È un po', come si dice, è un po' stressante per il Raspberry. E adesso non ricordo se si può trasmettere anche in onde medie, perché io cerco AM e lui mi parla solo di FM. Vediamo se le descrizioni sono un po' più... Ah, ecco, transmitting, FM, AM, ecco, quindi è esattamente lui. Certo, la modulazione è un po' schifosa perché manda un sacco di spurie. La portante è un'onda quadra e quindi non c'è filtro sull'uscita dell'antenna, quindi ogni trasmissione causa armoniche su tutto lo spettro, possibilmente interferendo con device critici per la vita. Quindi un filtro deve essere pianificato in trasmissione, e però questo filtro come si fa? Io non lo so, e vabbè, sarà un filtro passabanda, immagino. È un po' un troiaio usare un Raspberry, perché non si fa in tempo reale. Il Raspberry deve codificare l'MP3 e poi trasmetterlo sull'uscita di uno dei pin, e questo richiede un po' di tempo per il calcolo, per la creazione di questo file che poi viene sparato sul pin di uscita.
e quindi così si può mandare qualcosa in loop, ma sicuramente non si può usare per una trasmissione dal vivo. E quindi vabbè, e questa è un'altra possibilità, e vaffanculo. Ancora un'altra possibilità è quella di usare un oscillatore a cristallo e quindi poi sbatterci sopra l'audio, ottengo una modulazione AM. Però io vi sospetto che questi oscillatori, che sono abbastanza automatici, a parte la frequenza di trasmissione fissa, che vabbè, può essere interessante, ma anche no, non mi ricordo se tirano fuori una frequenza, una forma d'onda quadrata o sinusoidale. Io credo che sia quadrata, perché questi sono generatori di clock solitamente, ma non ne sono sicuro. Potrebbe essere un oscillatore a cristallo, quindi essendoci qui dentro il cristallo, l'oscillazione è sinusoidale, ma ripeto, non sono sicuro. Potrebbe essere interessante, ecco. Questo è molto facile. Poi vabbè, basta googlare e ci sono un sacco di schemi e tutorial su come fare un mini trasmettitore in onde medie. Ci sono schemi veramente di ogni tipo. Questo per esempio usa, anche lui usa queste bobine del cacchio, ma è un maledetto, ma vaffanculo youtuber. Perché fare un video YouTube per una cosa che può essere vista su un'immagine? Questo usa un MOSFET, molto interessante. Un pugno di componenti e questa roba. Questa maledetta roba qua. Questa bobina maledetta, ecco. Infatti ovviamente c'è di mezzo sempre una fottuta bobina impossibile da costruire e introvabile sul mercato. Per cui sì, di base è facilissimo, ma in realtà è un casino, perché fare queste bobine è un casino, cazzo. È veramente un macello, quindi vaffanculo. Vediamo qualche altro schema. Questo non sembra avere bobine. Questo usa un transistor del cavolo, quindi uscirà a meno di un miliardesimo di watt. La pagina non carica, bene, quindi vaffanculo a questo schema. Ma ce ne sono tanti, come vedete, basta scorrere. Vabbè. Al massimo proverò, ecco, questo usa Boost a Weak AM Transmitter. Questo è interessante, perché questo usa il quarzo e poi lo boosta, quindi gli spara più suono usando un semplice amplificatore audio, un operazionale. Entra sul quarzo da 1 MHz, ma io sono curioso di vedere la forma d'onda che esce da qui, perché secondo me no. Vabbè. Okay.